Siamo al Centro Studi Città di Orvieto, dove oggi si è svolto un importante convegno sul cosiddetto progetto Eco Orvieto, il nuovo pozzo di San Patrizio, proposte per un'economia neoantica. Abbiamo qui l'ingegner Bruno Grassetti, che è docente all'Università Niccolò Cusano di Roma, un'università telematica che si sta affermando anche ormai come università sul luogo. La domanda che vorrei fare al professore è questa: perché avete scelto Orvieto e come può essere Orvieto luogo deputato all'alta formazione su questi temi? Sì, abbiamo scelto Orvieto perché la nostra università si chiama Niccolò Cusano e questo personaggio del 400 italiano, tedesco di origine, cardinale di Santa Romana Chiesa, ha vissuto ad Orvieto per molti anni ed è morto a Todi. Quindi era un conoscitore di questo territorio, ci sembrava che fosse importante sul piano culturale riportare questo nome da queste parti e far sì che fosse un attrattore di attenzione da parte delle nuove generazioni, ma non soltanto delle nuove generazioni, sui valori culturali italiani di quel periodo. Bene, l'ecosostenibilità è un tema molto attuale. Che ruolo può giocare Orvieto, in particolare un centro studi che si occupi di alta formazione su questi temi? La sostenibilità è un tema che ormai è diffuso, vorrei dire, in tutte le parti del pianeta, perché il pericolo di questa, come dire, del scioglimento dei ghiacci, come voi sapete, per via dell'aumento della temperatura del pianeta, fa sì che c'è ormai una preoccupazione in tutto il mondo verso il cambiamento di stile di vita, uno stile di vita che possa essere più sensibile alla natura. Orvieto, per definizione, storicamente è un luogo di qualità della vita che si ispira a questi principi nella sua vita quotidiana, sulla rocca e anche nel territorio, e quindi ancora una volta torna ad essere preziosa la localizzazione ad Orvieto di una università, ma non soltanto, come dirò tra poco, non soltanto di una università, per far sì che l'alta formazione delle nuove generazioni possa essere un luogo ideale per essere anche esportato non solo per i nostri giovani ma anche in tutta Europa. Grazie. C'è anche il progetto in prospettiva di una summer school. Come agirebbe questa summer school a Orvieto? Summer school è appunto l'occasione di avere ad Orvieto anche la presenza di docenti stranieri e di partecipanti stranieri in questa sede, nella Fondazione Centro Studi, proprio per conoscere quali sono le migliori pratiche che nel nostro paese si fanno per il risparmio energetico piuttosto che della sostenibilità ambientale, piuttosto che la qualità della vita, senza dimenticare la nostra enogastronomia, quindi cibi e vini delle nostre terre, delle vostre terre. Io, essendo romano, ma sono un grande ammiratore, spero di diventare prima o poi anche cittadino di Orvieto. Grazie, professore. Grazie.